Buonasera a tutti, sono Alessia Sordi, vi parlo dalla Casa della Psicologia in Piazza Castello a Milano, dove insieme a Adriana Berselli coordiniamo il ciclo di incontri di presentazione delle scuole di specializzazione della Lombardia. Prima di entrare nel vivo della presentazione, vi chiederei di darmi gentilmente riscontro dell'audio utilizzando la funzione che trovate a destra del vostro schermo. Vedo che mi sentite, per cui possiamo procedere. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Maria Teresa Maiocchi, che è la responsabile della sede di Milano dell'Istituto ICLES, Istituto per la Clinica dei Legami Sociali. Prima di passare la parola alla collega per la presentazione della scuola, ne approfitto per segnalarvi che l'area delle domande sarà attiva durante tutto l'incontro ed è esattamente l'area che potrete utilizzare per porci le domande che noi proporremo alla professoressa Maiocchi al termine del suo Posso aggiungere intervento. anche Sì. durante? Anche, assolutamente, Sì. loro possono utilizzare Metto. l'area delle domande anche durante l'incontro e noi dedicheremo un momento al termine della presentazione, così sarà un dialogo. Vi ricordo inoltre che sul sito dell'OPL, www.opl.it, potete trovare il calendario degli eventi dell'Ordine, patrocinati dall'Ordine e ovviamente dei nostri eventi webinar. Bene, siamo pronti per iniziare con la presentazione della scuola. Passo con piacere la parola alla professoressa Maria Teresa Maiocchi che ci presenterà ICLES. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto onorata di partecipare a questo evento che, come dire, non mi è abituale, ma penso possa essere una via molto importante e interessante. Grazie all'ordine di mettere a disposizione e delle scuole e dei potenziali allievi strumenti che sono di agevolazione. E va bene, dico due parole sulla nostra scuola, una scuola che ha una tradizione oramai abbastanza lunga perché abbiamo dato inizio a ICLES nel 99 o 2000, e però molta parte delle persone che insegnano sia a Milano sia nelle altre nostre sedi che sono Venezia Mestre, Macerata e Napoli, avevano esperienza precedente già dall'inizio praticamente dell'avvio, diciamo, delle scuole con la legge Sicini. Questo credo che sia importante perché noi abbiamo visto che c'è stata una maturazione di tutta quanta la nostra impostazione, che ci ha confermato grosso modo della bontà di alcune idee forza e anche dello svolgersi dei nostri momenti formativi. Idea forza che trovate, se è già avviata la prima slide, sì, trovate in questa slide iniziale, e cioè citazione del nostro riferimento fondamentale dal punto di vista dell'orientamento, che è l'insegnamento di Jacques Lacan, che in un testo abbastanza antico, tutto sommato, dice che la psicoanalisi è una terapia non come le altre. Questo è un po' il punto di riferimento, nel senso che la polemica sulla terapeuticità della psicoanalisi è una polemica abbastanza antica. Freud stesso, tutto sommato, è stato diviso tra la dimensione terapeutica e quella, diciamo così, al di là della terapia pura e semplice, essendo che comunque ci è abbastanza difficile definire in toto, in generale, che cosa sia terapia dello psichico. E la stessa legge Sicini non lo definisce peraltro. Quindi, come dire, siamo in un territorio che si costruisce in qualche maniera, e l'idea stessa di terapia, nel senso psicoanalitico, distacca, diciamo, la terapia da una sorta di pacificazione più o meno superficiale. Per cui terapia non come le altre vuol dire che questa modalità terapeutica ha la pretesa di mettere in gioco dei livelli e degli strati, diciamo, dello psichico che in qualche modo
presentano dei problemi, ma li presentano come delle questioni aperte, e non, diciamo così, semplicemente nell'esigenza che le questioni aperte vengano chiuse. Ci sono persone, forse anche un po' strane, se vogliamo, ma che decidono, che quelle questioni, che a quelle questioni aperte, intendono che ci sia in qualche modo, migliore articolazione e possibilmente una risposta singolare. In questo senso, beh, questa è un'immagine, della nostra sala principale. I relatori che vedete alla cattedra sono, me stessa con il mio collega, professor Mario Binasco, e un ospite, straniero, perché noi ci valiamo molto, essendo che il nostro contatto internazionale è un punto molto importante, ci valiamo molto di apporti, di docenti stranieri, e la questione della lingua non è un problema perché c'è una traduzione, diciamo così, molto corretta e molto accurata in consecutiva, e devo dire che per gli allievi è sempre stato un punto di interesse questo. Dimensione internazionale che è molto importante per noi perché in Italia noi siamo una scuola di psicoterapia, ma anche, diciamo così, abbiamo una modalità associativa che riguarda la dimensione della psicoanalisi come tale, che non è ricoperta dalla 4 anni di formazione in psicoterapia, e questa, come dire, configurazione è in realtà collegata a una scuola internazionale di psicoanalisi che si chiama École de psychanalyse de Forum du champ lacanien, che è internazionale nel senso che tocca vari continenti e paesi. A questo punto tutti i continenti. Dunque passo alla proposta che noi facciamo, diciamo di base. Il lavoro che noi ci proponiamo, che proponiamo ai nostri allievi, è un lavoro intorno alla questione della domanda e purtroppo queste slide non sono l'ultima versione che avevamo preparato per un disguido, intorno alla domanda e alla questione del sintomo. Quindi la domanda come ciò che muove in qualche maniera l'accesso a un lavoro personale a partire dal sintomo che in qualche modo la sostiene e che è ciò che produce un certo tipo di sofferenza psichica, a volte anche fisica e come dire, materiale, ma che occorre che in qualche modo si trasformi in una domanda. Uno può patire di un sintomo, di più sintomi anche molto gravi. Pensiamo a volte a certe fobie, ma in fondo sapersela cavare, non necessariamente il sintomo si trasforma in domanda, mentre tutto il lavoro che noi cerchiamo di insegnare, soprattutto nella prima parte, nei primi anni, è legato esattamente alla possibilità di trasformare la questione brutale del sintomo, quella che in fondo sembra ininterrogabile, in qualcosa che invece diventa interrogabile, che può fare appunto domanda di cura. Questo è un po' il punto, diciamo, basico. È chiaro che in questo senso, da un lato, noi abbiamo l'ipotesi, che la psicoanalisi sia uno strumento in questo senso, ma che in generale occorra allo psicoterapeuta, oggi occorre in generale al clinico, di avere delle modalità di intervento che siano adeguate alla clinica, diciamo così, della nostra modernità liquida, per intenderci, che non sempre presentano il sintomo nella forma con cui Freud si è trovato a interrogarlo con una relativa facilità, diciamo così. Si presentano forme che sono molto, che si configurano, diciamo, in modi che non interrogano più così direttamente il soggetto e rispetto a cui sappiamo che ci sono anche altre modalità, di intervento, non solo farmacologiche, peraltro. Quindi è un punto questo di come far risaltare in qualche modo sul piano soggettivo la possibilità di una domanda di cura è un punto molto forte dal punto di vista dell'apprendimento nostro basico. Detto questo, perché i legami sociali? Allora, questo è un punto molto importante per noi, prendiamo nome da questa idea che in realtà
la soggettività, come dire, la vita delle persone oggi che si presenta così iperstimolata, variegata, in realtà risponda a delle forme di legame relativamente fisse, un passaggio importante dell'insegnamento di Lacan, il famoso seminario XVII, cosiddetto il rovescio della psicoanalisi, è il titolo ufficiale, ma normalmente si chiamano i quattro discorsi, nel senso che Lacan individua delle modalità di legame sociale dentro le quali ciascuno come dire, si configura, no? E possiamo dire che quello della psicoanalisi è una forma di legame sociale molto particolare, molto importante, ma quello che voglio sottolineare qui in questo momento, non mi addentro minimamente in questo specifico, è che si tratta sempre di legami. Il problema del soggetto umano è che è sempre preso in certe modalità di legame, a partire dalla sua nascita e da quei primi rapporti decisivi, quelle prime modalità che sappiamo dalla psicoanalisi, ma non soltanto, essere decisive del suo futuro. Ora, si tratta che queste prime modalità possano essere trasformate laddove siano state in qualche modo foriere di patologia e in questo senso l'idea stessa che l'analisi e comunque le terapie orientate dalla psicoanalisi si centrino sulle modalità relazionali è qualcosa di per noi molto importante. Ho detto un po' di striscio una cosa che invece voglio dire più centralmente, e cioè non insegniamo ai nostri allievi la psicoanalisi, no? O fare l'analista nel senso strettissimo della parola. Questa è una scelta che ciascuno matura come lo ritiene più opportuno per sé. Sicuramente l'analisi è uno strumento basico per noi, l'analisi personale, ma perché possa essere giocata appunto nei contesti relazionali così vari oggi, nei quali qualcuno di formato, di orientato dalla psicoanalisi può giocare delle carte molto importanti, avendo appunto l'idea che la psicoanalisi è un discorso, quindi una modalità di legame sociale che può essere speso in varie modalità, non esclusivamente quella psicoterapeutica classica, diciamo così. Questo è un punto qualificante, non solo perché è così la realtà che ci si presenta oggi dal punto di vista clinico nel suo complesso, ma perché abbiamo allievi che, come tutti i giovani psicologi, si trovano nelle situazioni più disparate e certamente non a fare da subito gli psicoterapeuti. Allora, noi riteniamo che qualcuno che è formato alla psicoterapia debba essere formato alla ampiezza dei contesti di domanda di cura che ci sono oggi, e per questo tra psicoterapia e domanda di cura c'è un piccolo slittamento, no? Molto spesso c'è una domanda di cura nei contesti anche sociali, pensiamo alla scuola, pensiamo all'azienda, perché no, no? Laddove ci sono dei legami c'è sempre una domanda di cura dei legami medesimi, non necessariamente una domanda terapeutica. Anche perché l'ideale è che in qualche modo messi, rettificati nel modo giusto, i contesti stessi mettono in atto dei meccanismi che sono autocorrettivi, che sono in qualche modo autoterapeutici. Ecco, noi come operatori siamo lì a cercare di innescare in qualche modo questi meccanismi. E se vogliamo, non è neanche così distante da quello che fa un paziente sul divano, che in fondo ricerca in qualche modo la sua via e come dire, si attrezza a riformulare certe cose che sono state dolorose nella sua vita e che l'analisi aiuta a modificare, costituendo una risorsa effettivamente piuttosto rara. In questo senso l'ascolto,
Il tema dell'ascolto è un tema molto importante, perché bisogna saper ascoltare, bisogna, come dire, far sì che ci sia un ascolto attivo e coinvolto, e questo è anche uno dei punti importanti del nostro lavoro. Questo è uno schema che può essere anche molto utile, nel senso che noi partiamo basicamente da quello che riteniamo nell'insegnamento di Freud e di Lacan, la struttura del soggetto, che è una struttura relazionale, come dicevo prima, e che quindi pre si presenta in una maniera complessa, ed è a questa complessità che un operatore e un clinico oggi devono rispondere. La nozione di altro, che è tipica dell'insegnamento lacaniano, comprende vari contesti. E quindi la struttura del soggetto è in fondo ripartita, diciamo così, tra il soggetto e il suo altro rispondente, diciamo così. E quindi bisogna trattare una relazione e non trattare un individuo, tanto per essere basici. Allora, le condizioni di questa dell'operatività che si lega a questo tipo di struttura hanno a che fare con la domanda, con il sintomo che lì non è segnato e con quindi il transfert che in qualche modo è nelle condizioni di modificare, di reintervenire. Sto dicendo cose che sono molto basiche per chi ha un impianto, un orientamento psicoanalitico, perché non è né più né meno che quello che Freud ha in qualche modo lentamente scoperto nel suo condurre le cure e nel suo riflettere sulla teoria di questa clinica, diciamo. In questo, due elementi, come dire, soggiacenti sono, da un lato, l'attenzione forte alla posizione dell'operatore. Quindi la struttura da una parte, il sintomo dall'altra, implicano che l'operatore sia in qualche modo capace di sostenere questa domanda e di riattivare, diciamo così, una causalità del sintomo che in qualche modo possa oscillare. E da questo punto di vista, e concludo su questa slide, la dimensione dell'intervento è una dimensione etica, nel senso che è l'ethos che in qualche modo si riesce a rimettere in gioco e ad agganciare, che comporta un certo desiderio di mutamento nel soggetto, in quanto c'è del desiderio dell'operatore che in qualche modo glielo propone. Potremmo dire posizione dell'operatore equivalente al desiderio dell'operatore, non nel senso del desiderio del signor X o del signor Y, ma come funzione che in qualche modo mobilizza, rimobilizza la struttura. E qui, questa slide è dedicata particolarmente al sintomo, cercando di far cogliere molto, come dire, sinteticamente che se noi trattiamo il sintomo come disturbo, cioè come qualche cosa che va a turbare una normalizzazione più o meno aggiustata, in qualche maniera lo pensiamo come un elemento da eliminare, semplicemente da cancellare, mentre il sintomo, dal punto di vista psicoanalitico, è in realtà una certa soluzione, una soluzione che può essere zoppicante, che può essere dolorosa per il soggetto, ma che ha già in sé la portata di una capacità di separazione. Quando un bambino comincia a, come dire, mettersi un po' di traverso, alle opzioni educative dei genitori, noi sentiamo, no, in qualche maniera, noi sentiamo che lì c'è qualcosa che lui sta costruendo in maniera originale. Potremmo dire che il sintomo possiamo intenderlo come obiezione a ciò che l'altro sempre propone, l'altro genitoriale, ma anche l'altro sociale dell'adulto in qualche modo. Quindi non è un disturbo il sintomo per noi, ma è una soluzione provvisoria, anche dolorosa, che in qualche modo è possibile reinterrogare. In sintesi è un po' l'itinerario che è
possibile pensare in una cura, ripeto, non isolabile, non confinabile a una cura individuale. Per cui c'è un lavoro da fare in questa stessa direzione con i gruppi. Noi abbiamo messo in atto per un certo periodo anche lo psicodramma analitico. Oggi come oggi ci avvaliamo volentieri di strumentazioni che hanno a che fare, per esempio, con il teatro, che hanno a che fare con la presa di parola, diciamo, di soggetti in difficoltà, in contesti che consentano la parola, ma non necessariamente il parlare del proprio sintomo, ma il giocarsi su un'altra scena. E infatti, voilà, uno dei punti di proposta anche, diciamo, operativa che noi abbiamo inventato è questo progetto Altra Scena, che consente l'intervento e l'affinamento dell'intervento in contesti che non sono propriamente, direttamente, esclusivamente psicoterapeutici, ma che hanno una valenza clinica molto forte. Qui abbiamo messo un paio di convegni non recentissimi. Abbiamo una collana che purtroppo qui non è segnata presso l'editore Franco Angeli, che si chiama Clinica dei legami sociali, per l'appunto, e dove abbiamo pubblicato una serie di testi anche abbastanza importanti e anche abbastanza basici, eh? In particolare, se vi andate a cercare alcuni testi di Colette Soler, che sono, come dire, di impostazione del nostro insegnamento. Siamo nei tempi? Bellissimo. Allora adesso mi aspetto delle velocissime domande. Allora, ringraziamo intanto la professoressa Maiocchi per il suo intervento, che ci ha dato appunto delle direttive principali della scuola, e sono arrivate delle domande proprio rispetto anche a delle questioni tecniche. La prima domanda è, ci chiedono in che giornate si svolgono le lezioni. Giusto, non l'ho detto, ma giusto. Normalmente, anzi, sempre negli weekend. Inizialmente avevamo fatto il sabato e la domenica, poi, come dire, abbiamo avuto pietà anche di noi stessi e facciamo il sabato tutto il giorno e mezza giornata la domenica, magari aumentando un po' il numero degli weekend, però così diventa un po' più leggero. Quindi si può fare il conto di di 2 weekend al mese, grosso modo, però con grossi buchi a Natale, ovviamente, a Pasqua, i ponti, il Salone del Mobile, perché diventa tutto intransitabile. Quindi diciamo che sono al massimo dei massimi una ventina di weekend. Integrati, anche qualcosina meno, integrati, cioè comprendo meglio negli weekend, tutte quelle manifestazioni che per noi fanno parte degli insegnamenti, che una volta erano insegnamenti di formazione cosiddetti, che sono invece convegni della scuola, che quindi apportano in qualche modo del materiale che non è, diciamo, di insegnamento formalizzatamente accademico, ma che danno l'idea all'allievo di qual è il contesto nel quale si produce il nostro discorso, che è un discorso sempre molto attivo, perché la scuola, come dire, non è ripetitiva, la scuola internazionale di psicoanalisi, no? Quindi ci sono delle tematiche che poi in qualche modo permeano anche gli insegnamenti. Quindi gli insegnamenti sono molto legati a un'attualità anche di quello che si gioca a livello della scuola. Per esempio, in questi ultimi tempi abbiamo molto lavorato sul sintomo, ma sul versante, diciamo, non della psicopatologia, fin qui non l'ho detto anche prima, ma su come l'ultimo Lacan l'ha lavorato con la questione dei nodi. Non mi addentro in nessuna maniera, ma c'è stato tutto un movimento molto, come dire, vivace da questo punto di vista, e gli allievi ne hanno potuto usufruire, no? Quindi c'è un andamento decisamente sempre aggiornato, no? Fin troppo forse. E quindi dicevo appunto che integriamo questi weekend con anche dei momenti che non sono tutto il weekend. Per esempio,
casi clinici portati dagli allievi a volte sono il sabato mattina con una discussione che però si conclude lì, quindi non occupa tutto il weekend. Altri momenti, certe sere, ma sono più della scuola, no, no, poi l'allievo se vuole ci partecipa e se no, no. Possiamo passare alla seconda domanda in cui ci chiedono se il percorso di analisi personale deve essere svolto con docenti della scuola e se è previsto un percorso obbligatorio. Niente di obbligatorio, mai. La psicoanalisi implica che ci sia ogni volta e per ciascuna, come dire, per ciascuna opzione davvero la dimensione della scelta. Per cui, un po' spericolatamente, se vogliamo, pensiamo che l'analisi, spericolatamente perché non sempre abbiamo l'idea di dei percorsi che magari l'allievo ha fatto o intende fare, però pensiamo che sia molto importante che sia lasciato comunque all'allievo sia la scelta eventualmente futura, ma anche, siccome noi lo mettiamo in realtà come prerequisito, tenete conto che la scuola è nata in anni decisamente più antichi, in cui c'era per esempio l'idea che lo studente quando usciva dall'università aspettava un pochino, si orientava un po'. Adesso c'è invece veramente un trend che implica, da un lato, un certo giudizio sull'università, io insegno all'università, quindi come lo dico in casa mia, perché lo studente non si sente soddisfatto proprio dal punto di vista clinico, di solito, e quindi chiede alla scuola subito, chiede alla scuola di colmare quella che vive come una lacuna. In realtà, io credo che se ben lette, tutte le esperienze che uno studente, anche appena laureato, può fare, volontariato piuttosto, sono in realtà delle esperienze molto gravide dal punto di vista clinico. Però dobbiamo dire che in realtà questo trend c'è. Allora, una volta abbiamo messo, manteniamo che l'analisi è un prerequisito iniziata o sul punto di essere iniziata, quindi c'è questo cappello, diciamo, sul quale, però, cosa vuol dire essere sul punto di iniziare un'analisi? Vuol dire essere disponibili al fatto che è effettivamente uno strumento personale come dire, attraversare. Di conseguenza, uno può averla già iniziata altrove, no? E a noi, devo dire, abbiamo fatto la scelta che ci vada bene, a volte magari non ci va del tutto bene, però invece è importante che un allievo sappia che quella dimensione è la sua scelta, no? Poi è chiaro che ci sono incontri, persone, anche all'interno della scuola. La terza domanda è invece orientata più sulle supervisioni. Ci chiedono se sono previste, se individuali, di gruppo, come funzionano. Anche qui un po' spericolatamente abbiamo pensato che fosse inevitabile che la supervisione fosse all'interno del percorso della scuola e anche del costo della scuola, pensando che è, come dire, qualche cosa di non sovrapposto, no? Ma che fa parte del pacchetto formativo. Questo ovviamente nei 4 anni di lavoro. Abbiamo quindi dei momenti di supervisione individuale quando l'allievo lo chiede, quindi anche qui non c'è una obbligatorietà, però insomma in qualche modo è fortemente consigliata, e poi dei momenti di appunto supervisione di tutoraggio, meglio, di gruppo e poi di casi clinici che costituiscono di fatto, di casi clinici di tirocinio che costituiscono un momento di supervisione. Quindi tutto è legato a che quello che l'allievo incontra nel tirocinio sia in qualche modo orientato dalla scuola, come del resto il Ministero prevede, no? Perché è così.
ed è molto giusto, io trovo, no? Poi è chiaro che sul luogo di tirocinio le persone hanno il loro tutor, diciamo, voluto dall'istituzione, ma è un'altra cosa, no? Insomma, abbiamo sempre trovato, anzi, devo dire che, non l'ho detto prima, lo aggiungo ora, è stata un'esperienza molto importante entrare in contatto con luoghi che in qualche modo hanno apprezzato il tipo di impostazione, hanno apprezzato l'operatività degli allievi, insomma, abbiamo alcuni punti di contatto molto forte con degli ambiti di tirocinio, e in ogni caso, di solito non è difficile aprire delle convenzioni per dei tirocini, magari per un allievo che abita un po' lontano, eccetera. Quindi per noi questa è stata un'esperienza molto positiva, devo dire, proprio anche di apporto, di scambio. A volte ci sono stati dei tutor di tirocinio che hanno svolto degli insegnamenti con una bella interlocuzione sulla clinica, insomma, è un punto molto vivo questo, no? Cosa che non è così diffusa, mi sembra. Faccio un po' di reclama alla scuola. Ecco, avrà modo anche perché l'ultima domanda per la quale abbiamo, ahimè, poco tempo per rispondere, ma è una domanda interessante, ci chiedono quali siano, a suo parere, i principali punti di forza della scuola. Quindi non dal punto di vista teorico. Beh, dal punto di vista dico però che dal punto di vista teorico, per noi la questione, come dicevo inizialmente, della rendere sensibile lo studente di psicologia alla, come dire, alla portata operativa della domanda, che è l'unico punto, fragile punto, sul quale comunque tutta la nostra azione si svolge, perché senza quella non c'è niente. Beh, questo è un punto importante. Poi va bene, c'è la triade lacaniana, bisogno, domanda, desiderio, cioè, come dire, è qualcosa di molto arredato, no? Questa dimensione, ed è qualcosa anche dove possiamo, boh, forse qui non, questa versione delle slide non la porta, ma un'altra versione ha proprio due cerchi di Eulero in cui si ritaglia strutturalmente, no? Possiamo dire così, il soggetto umano è sempre in una domanda all'altro perché gli risponda, no? Allora, questo è il punto sensibile dell'intervento clinico, che quindi conduce anche in qualche modo alla direzione della cura. Allora, questo è un punto che, a prendere il quale, secondo me è parecchio interessante. Poi l'altra grande questione è che i legami sociali non sono una cosa, come dire, generica, per cui l'intervento in luoghi di legame è un intervento che deve essere strumentato, e noi abbiamo la pretesa di qualche strumento poterlo dare, averlo potuto anche un po' inventare. Quindi diciamo che ci interessano i contesti effettivi nei quali i nostri allievi lavorano poi, no? Beh, un altro punto è sicuramente il seguire in qualche modo questo lavoro clinico anche attraverso la supervisione, come punto, come dire, di risensibilizzazione. E anche, ecco, una cosa che non ho detto, che invece ritengo molto importante, che a un certo punto del nostro itinerario abbiamo pensato che andasse mobilizzata, ma mobilizzato l'apprendimento, perché c'è una didattica che è sicuramente molto viva, l'ospite, docente, non abbiamo lezioni troppo accademiche, no? Quindi è già molto viva. Ma poi, no, uno riceve un sacco di cose interessanti, anche difficili, eccetera, e poi cosa se ne fa, no? E invece abbiamo pensato che ci potesse essere gruppi di lavoro sullo schema del cartel delle scuole lacaniane, che in qualche modo riprendono il materiale e lo, come dire, rielaborano, no? E quindi gli esami vengono fatti anche a partire da questo tipo di elaborazione, diciamo, di piccolo gruppo, teotida, diciamo così. Questo è un punto importante.
Siamo già giunti al termine della presentazione, per cui noi ringraziamo nuovamente la professoressa Maiocchi che ci ha presentato ICLES, appunto l'Istituto per la Clinica dei Legami Sociali, della sede specificatamente di Milano. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltati finora. Noi rinnoviamo l'invito, se vorrete anche fra 15 minuti avremo la presentazione di IPP, che è l'Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia. Grazie ancora per il suo intervento. Se vuole. Sì, certo. Grazie, grazie a voi, grazie a voi che mi avete ascoltato, nella speranza magari di incontrarci e grazie, ripeto, all'ordine e alle colleghe qua presenti, gentilissime, perché effettivamente mi sembra che stiamo, come dire, attivando della strumentazione importante. Grazie.